Ben ritrovati nella seconda edizione di Sport Today. Questa sera alle 21 su ETV il classico di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. Ma prima di parlare di questo, passiamo dalle vicende del Bologna che continua ad allenarsi a Casteldebole in vista della gara di questo sabato alle 16:30 fuori casa contro l'Atalanta. Gruppo al completo per Thiago Motta, tranne per Cambiaso e Arnautovic, che continuano a lavorare in maniera differenziata. Anche se a tenere banco questa settimana è il tema del rinnovo di contratto di Nico Dominguez, che sembra essere molto freddo. Sartori ha incontrato l'agente dell'argentino Sabag, incontro che però non ha dato riscontri positivi, e dunque è previsto un altro appuntamento a giugno per parlare del giocatore, anche se la volontà dell'argentino sembra essere quella di voler giocare nelle coppe europee. Continuiamo a parlare di calcio perché ieri un ex leggenda del Bologna, ovvero Beppe Signori, ha presentato al cinema Nosadella il film, anzi docufilm, sulla propria vita, titolato Fuori gioco, e al nostro microfono ha fatto il punto delle sue emozioni davanti a un pubblico di quasi 200 persone. Il pubblico di Bologna risponde sempre alla grandissima e anche questa sera era necessaria. Beh sì, come quando dico che la cosa più bella che mi è capitata è sentire anche dopo tanti anni l'affetto che la gente ha per me, quindi questo per me non ha rivali, non ha coppe o scudetti da vincere, perché comunque quando giochi e sei acclamato è normale, perché voglio dire applaudono le tue gesta. Qui è una situazione molto diversa, è una situazione di vita e quindi anche la partecipazione numerosa, insomma, sta a confermare che l'affetto, insomma, non è mai venuto a meno. Il mix di emozioni che hai provato durante questi 10 anni si poteva spiegare soltanto con un film. Beh, sì, con un docufilm in merito è di tutte le persone che hanno contribuito, da Pierpaolo Paganelli, a Paolo Rossi Pisu, a Genoma Film, che insieme abbiamo cercato di raccontare questa incredibile vicenda finita bene, e quindi questa è una cosa che ci rende orgogliosi, visto che comunque, sai, come tutte le cose ci sono delle sofferenze, ma alla fine conta il risultato finale, no? E qua abbiamo ottenuto il massimo dei punteggi, il massimo della sentenza. Come dico, perde solo chi si arrende, perché bisogna continuare fino alla fine per dimostrare quella che è la verità. E adesso il passo che vuole fare Beppe Signori, qual è? Ma il passo innanzitutto sarà quello di ritrovare la serenità, perché dopo 10 anni così è veramente dura. E poi cercare di, se riesco, a fare quello che mi ero prefissato nel 2010, cioè di fare l'allenatore. Passiamo adesso alla Coppa del Re, trasmessa in esclusiva su ETV ieri, la prima delle due semifinali di ritorno tra Atletico di Bilbao e Osasuna. Risultato finale di 1-1 che qualifica l'Osasuna in finale della Coppa del Re. Allora andiamo a regustarci i gol di questa splendida gara. La palla che va in calcio d'angolo, già battuto, dentro per il colpo di testa, sotto il rigore, vantaggio dell'Atletico Bilbao, il gol di Eccolo. Iñaki Williams, esplode il Samames, sotto misura Iñaki Williams, 1-0 e situazione ristabilita in parità rispetto alla gara d'andata, non poteva che finire così l'assedio dell'Atletico Bilbao, 1-0, Iñaki Williams. Te l'ho detto, Cristiano, che il gol poteva arrivare da palla ferma, spingi, spingi, prima o poi il pallone entra in porta, questa volta dal corner proveniente sulla destra, si sblocca chi? Il giocatore che ti avevo parlato pochi minuti fa aveva un po' deluso, eccolo qua il modo migliore per rispondere, il giocatore anche di maggior qualità forse della squadra di casa, meritato però come vantaggio, non si può negare come cosa. Sesto gol stagionale per lui, rivediamo tutto, il colpo di testa è di Vesga, la posizione è regolare ed è bravissimo, bravissimo Iñaki a non far toccare la palla per terra, perché così
così riesce ad anticipare difensore e portiere, grande torre di Vesga, e poi arriva lui col piattone sotto la traversa senza nessuno scampo per Sergio Herrera, che era stato bravissimo prima a intervenire sul colpo di testa di De Marcos. Qua non poteva davvero fare nulla. Bella ancora questa. Per Osasuna, bella, con Kike Barca che riparte, Moncaiola sulla destra, c'è in mezzo Cimi, da questa parte Brasanac, il passaggio per Cimi che prova una volée, la palla che resta lì, dice che l'ha toccata di mano Dani Vivian, vediamo, si guarderà tutto col VAR, palla messa fuori al volo, gol della Osasuna, incredibile, Pablo Ibáñez, un gol storico, Pablo Ibáñez a tu per tu col portiere va a mettere la palla all'angolino, è un gol storico, aveva sofferto tutta la partita l'Osasuna con le palle di Sergio Herrera, e arriva in questo 116esimo minuto il gol di Pablo Ibáñez. Si abbracciano i tifosi di Pamplona sugli spalti, gelato il San Mamés, che gol di Ibáñez, freddissimo al volo a mettere la palla nell'angolino, e adesso per Athletic Bilbao 4 minuti e mezzo per trovare il gol dei rigori, davvero incredibile, ha dominato Athletic Bilbao, si è mangiato un paio di gol Nico Williams, e poi al 116esimo minuto arriva questo gol che manda Pablo Ibáñez, 24 anni, di Pamplona, nato nel vivaio dell'Osasuna, Osasuna Promessas, e poi va a fare questo gol storico che manda l'Osasuna alla finale di Coppa del Re. Rivediamo tutto, il cross di Moncaiola che ha fatto un'azione che vole, pazzesca, che vole, e poi Cristiano, la freddezza di Pablo Ibáñez che mette la palla dove Aguirre Zabala non può arrivare mai. 1-1 è un gol pesantissimo. Della prima semifinale della Coppa del Re, Osasuna in finale che affronterà la vincente tra Barcellona e Real Madrid, in diretta live in chiaro questa sera su ETV con Ancelotti che vorrà sicuramente ribaltare l'1-0 dell'andata a parte del Barcellona con gol di Militao, autogol di Militao su tiro di Kessié, che ha deciso per ora la prima semifinale. Barcellona che dovrà rinunciare a quattro giocatori: Christensen, Pedri, De Jong e Dembélé, con Rafinha in vantaggio. Dovrebbe essere lui la grande decisione di questa sera contro un Real che ha un Benzema in splendida forma, che nel turno di campionato appena giocato ha segnato addirittura una tripletta contro il Real Valladolid. Adesso però parliamo di basket in chiusura, perché saranno giorni impegnativi per Virtus e Fortitudo. Virtus che giocherà in Eurolega contro Valencia, invece la Fortitudo contro Piacenza per continuare la fase a orologio. Su questo momento delle due bolognesi abbiamo interpellato nella prima edizione Walter Fuochi, che ha fatto il punto con noi. Sapevo che dovevano rientrare Hackett e Jaité, quindi qualcuno c'era anche con segno più, qualcuno c'è sempre con segno meno. Per fortuna la partita è ininfluente, solamente simbolica, si torna nel luogo del trionfo di un anno fa dove praticamente fu vinta mezza Eurocup. Stavolta non conta né per la Virtus né per il Valencia, che sono entrambe fuori dai playoff. Giocherà chi può, conta di più a questo punto sabato contro Napoli in campionato. E la stagione di Virtus è legata all'epilogo, per cui sarà un'eccellente stagione, sarà un epilogo trionfale, sarà una stagione di buona transizione, discreta transizione, se non avrà questo epilogo cui possiamo tranquillamente dare il nome di scudetto. Per la Fortitudo era annunciata come stagione di transizione, tale si sta rivelando, probabilmente si poteva fare meno di qualche giornata non molto brillante, ce ne sono state anche di brillanti, soprattutto contro le squadre di livello, il che ha fatto capire che la Fortitudo si è fatta stimolare anche dal nome dell'avversaria. Prendiamolo per un augurio, visto che nei playoff saranno tutte avversarie di gran nome. Con il basket si chiude questa edizione di Sport Today. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento su ETV.